Frosinone, felicità tanta, avete vinto lo spareggio, siete salvi, adesso non ci sono più discorsi né 43 punti né gli 8 punti di vantaggio, rimarrete un altro anno in Serie D. Beh, essere sinceri, ce lo siamo meritati, ma non per i 43 punti, per la prestazione di oggi. Non è andata partita alla grande, abbiamo avuto diversi problemi durante il percorso, però nel momento cruciale, nel momento dove magari poteva cadere, si poteva mollare, noi questo non l'abbiamo fatto, perché tutti ricordano 6 partite, 0 punti, ma adesso nessuno ricorda che nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 5 vittorie, quindi vuoi dire, è una squadra estremamente giovane, nella vita non si può vedere tutto, se hai una squadra giovane devi mettere in preventivo che un periodo, anche se purtroppo lungo, ci può stare, quindi noi stavamo crescendo, i giovani stavano crescendo in quel periodo lì, però non abbiamo mai mollato, perché abbiamo perso partite incredibili. Oggi a fine gara ho fatto i complimenti ai ragazzi, io ho ricordato che hanno fatto qualcosa di straordinario, perché magari adesso loro non se ne rendono conto, fra qualche giorno, fra qualche mese se ne renderanno conto, perché è merito loro, mi hanno sopportato, hanno tenuto sempre la testa alta, mai abbassata neanche nei grandi momenti di difficoltà, e ce ne sono stati, grande gruppo, grande organizzazione, faccio un elogio anche alla società, che tra mille difficoltà non ha mai fatto mancare il proprio supporto, non ha mai mancato l'entusiasmo, pur avendo una situazione un po' particolare, E quindi poi non ultimo, per noi penso, a me dispiace sinceramente con la decisione del latte dolce, siamo anche i primi nel nostro girone per quanto riguarda i mutui di giovani, quindi la società riceverà anche un premio. Abbiamo fatto esordire 10 ragazzi, la maggior parte di Buroni, questo sono motivi di soddisfazione. Siamo forse una delle poche squadre in Italia che ha fatto giocare un 98, ma già nel 2013. Quindi voglio dire, noi realmente, rispetto agli altri, noi realmente lavoriamo sui giovani. Basta pensare che noi abbiamo pochi grandi, gli altri grandi sono 3,92 e 1,91. Quindi sono molto ma molto soddisfatto e orgoglioso, perché abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario, che magari domani sarà ancora più chiaro che gli altri si rendano conto. Mister, vedendo il Buroni oggi, si può dire che questa squadra poteva battere chiunque, l'avete anche dimostrato durante il campionato, perché qualche corazzata ci ha lasciato le penne, ed è solo questo il rammarico, perché dovevate già festeggiare la salvezza diretta probabilmente. Noi, ad essere sinceri, l'unica partita che abbiamo sbagliato in casa è stata quella con l'Arzachena. Poi per le altre partite in casa abbiamo fatto sempre il nostro dovere, quelle che abbiamo perso le abbiamo sempre giocate in modo egregio. Niente, purtroppo noi, per la questione di età, tanti erano esordienti, siamo un po' mancati fuori casa. È bene che abbiamo vinto 4 gare in questo campionato, basta per farti salvare, però abbiamo perso il premio. E quella che era la nostra voglia di fare, a volte ci ha penalizzato. Però si cresce in questo modo, oggi è una partita importante, perché non era semplice. Ecco, infatti, guardando lo score dell'andata e il ritorno, le vittorie sono state le stesse, sì, però avete raddoppiato le sconfitte, qualche pareggetto in più magari vi avrebbe permesso di non soffrire all'ultima gara. Sì, però penso che questo difetto, tra virgolette, se possiamo chiamarlo così, si è visto anche oggi sul 2-1, dove potevamo gestire il pallone e continuavamo ad andare. O potevate fare almeno il 3-1. Quello è successo anche durante l'anno, dove stavo pareggiando e si continuava ad andare, e quelle sono le partite che abbiamo perso. Però, come dicevo prima, non si può avere tutto dalla vita. L'entusiasmo a volte ti fa perdere quella che è la, ti fa perdere, cioè, un po' di vista quella che è la cosa principale, certo, in questo campionato. Fare il risultato, anche a volte un punto, alla lunga paga. Con mister, come lo stato d'animo dopo aver salvato l'anno scorso l'Arzachena? Michele, scusa un secondo. Dopo aver salvato l'Arzachena l'anno scorso, quest'anno l'ha dovuta condannare alla retrocessione. Però, come purtroppo lo spareggio vi ha messo contro, e ha messo il passato recente contro. Devo dire che oggi provo una grande soddisfazione, ma a essere sincero, perché tanto sono un uomo di calcio, ho avuto la fortuna di viverle tante, ma sono contento per i miei giocatori. Allo stesso tempo io sono molto legato, non voglio negarlo, all'Arzachena, gli auguro una pronta risalita nella categoria che merita, però onestamente oggi devo gioire insieme ai miei giocatori, perché abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo provato delle emozioni incredibili, ed è giusto che oggi, è giusto gioire oggi. Oltre ai ragazzi e alla società c'è una dedica per questa salvezza magari personale? Beh, alla mia compagna. C'è la mia compagna, perché mi ha sopportato, perché poi quando i risultati non arrivano ti condiziona anche quella che è la vita, e poi soprattutto ai miei due collaboratori che hanno lavorato con me, Circoli, Roberto e Gaetano Mascari,
noi siamo una cosa sola, questa non è una frase fatta, è un qualche cosa che poi alla lunga paga. Abbiamo unità di intenti, ci incazziamo a vicenda, però lavoriamo sempre, sempre, solo esclusivamente nel bene della squadra. No, noi non ragioniamo mai da io, il nostro progetto è ragionare da noi e alla fine più delle volte paga. Grazie mister, tanti complimenti per questa salvezza, grazie, in bocca al lupo per il prossimo anno.